Boom a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui oggi con una puntata speciale perché vi lascio l'11 titolare che farei io personalmente. Se volete commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Prima di lasciarvi al video vi ricordo di mettere un pollicione e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Bella! Allora, partiamo dalla porta. Per una clamorosa partenza di Handanovic in porta comprerei uno dei miei pupilli, Bernd Leno, portiere tedesco del Bayer Leverkusen. A 25 anni è alto 1,90 ed è il numero 1 dopo Neuer in nazionale. Vi consiglio di andarvi a guardare qualche sua partita perché è un fenomeno. Nei centrali di difesa, anche se quest'anno ha giocato forse la sua peggior stagione, sono sicuro che Miranda con Spalletti si rimetterà in riga e tornerà ad essere il signor difensore che è sempre stato. A fianco a lui Antonio Rudiger, il tedesco che molto probabilmente sarà il primo acquisto che Spalletti chiederà a Sabatini. Per i terzini prenderei Bellerin, che a mio modo è uno dei più forti terzini d'Europa. Lo so, probabilmente sappiamo tutti che andrà a Barcellona, ma chi non ha un sogno nel cassetto? Per quanto riguarda Dalbert, l'Inter sembra essere molto vicina al brasiliano del Nizza. Voglio dargli fiducia nella speranza che diventerà qualcuno un giorno. A centrocampo si legge di uno scambio con Dobia Krikoviak. Secondo me il polacco è un ottimo giocatore, è stato lasciato in panchina da Emery, che l'ho avuto anche a Siviglia, dove ha dimostrato comunque di essere un ottimo giocatore. Perché non riscattarsi in Italia? A fianco al polacco, Roberto Gagliardini, secondo me, merita l'11 titolare. Spalletti sa far crescere i giovani, quindi mi auguro che Roberto diventi un pilastro del nostro centrocampo. Sulla tre quarti, ragazzi, penso che il ninja sia il sogno di mezza Europa. Centrocampista completo che quest'anno ha giocato proprio in quella posizione, facendo sfracelli nelle difese di tutta la Serie A. Passiamo infine agli attaccanti. Sulla sinistra, ahimè, se Perisic vuole andare via, non gli si può impedire, quindi che parta pure. Il degno sostituto non può che non essere il brasiliano Douglas Costa, scaricato da Carlo Ancelotti e obiettivo della Juve. Questo è un fenomeno, ragazzi, quindi bisogna chiarire velocemente le idee di Perisic e buttarsi a capofitto su di lui. Sulla destra voglio dare ancora fiducia a Candreva, nella speranza che ritorni ad essere quello di Roma. Infine, come prima punta, come belle gete, c'è Belotti, ovviamente acquistato dopo la cessione di Icardi, che non rientra assolutamente nei miei 11 dei sogni. Il Gallo è cuore rossonero, ma con 70 milioni, Cairo secondo me poco interessa. In panchina, oltre al nuovo arrivato Padelli, ad oggi terrei solo D'Ambrosio, Santon, Andreoli, Eder e João Mário.